Allora ragazzi, siamo al chiosco da Milcone, prima tappa del nostro food tour a Siena, e ho preso da mangiare il kebab alla senese, quindi il kebab che è una semplice piedina, ha detto la signora, con i prodotti senesi. Adesso aspettiamo perché ce lo stanno preparando, poi ce lo pappiamo tutto e vediamo cosa scappa fuori. Pancia mia, fatti capire. Allora ragazzi, questa specie di kebab è pronto. Senza vino. È buonissima. Anche se era cattivo non glielo facevo mica. Ma tu mi avrei fatto a farlo male. Concordo. Ragazzi, l'ultimo morso, e anche questa è andata. Wow. Al prossimo pasto. Allora, dopo essere stati dal chiosco da Milcone, siamo dentro Siena, stiamo camminando e siamo diretti verso la piccola ciaccineria. E che cacchio è una ciaccina? Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? No, ma... Una ciaccina è una specie di focaccia tonda, riempita in tanti modi, ok? Quindi adesso andiamo nel... Io ho provato a chiedere su internet, da solo un locale che si chiama La Piccola Ciaccineria. Andiamo a vedere cos'è, chi sono, dove sono e che cosa ci danno da mangiare. La piccola ciaccineria è qui a sinistra, attenzione che hanno 60 metri, 70 metri. Ci sono 250 metri per la gloria, per la conquista della medaglia d'oro. Allora ragazzi, la piccola ciaccineria, siamo arrivati, è ancora chiusa, ma lì ci ha fatto entrare e tada! Buongiorno, 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 direttore. Benvenuti. Allora, che cos'è sta ciaccina? Spiegaci un po'. Allora, ciaccino è un termine dialettale senese che significa qualcosa di schiacciato. Okay. A ciaccinare si dice anche ciaccino. Dei panni messi dentro l'armadio di casa, ecco. Il termine è quello. È diventato il nome della pietanza perché serve per distinguerla da quella che è la classica focaccia italiana, che invece è bella alta. Questa è schiacciata. Invece. È schiacciata e c'ha già gli ingredienti in cottura. Benissimo. A quest'ora del giorno purtroppo ne abbiamo già pronti solo due, e abbiamo quello con prosciutto cotto e mozzarella, sì, e quello al salame toscano e pecorino, che è un po' più... Salame toscano e pecorino me lo devi far sentire. Andiamo con salame, dai, toscano, vai, e al salame toscano e pecorino. Dove siete ragazzi? Di Pesaro. Ma che bello. Pesa. La vecchia Scavolini Pesaro, avversaria della vostra menzana. La vecchia Scavolini. Il canestro e la Scavolini Siviglia, signori, si aggiudica questa partita. Ha vinto a Siena, scusate, questa è la vittoria, ha vinto a Siena. Ma eccolo qui, ciaccino. Ma ragazzi, guarda che spettacolo. È stato gentilissimo, ti ringrazio. Piacere mio, buon appetito. Grazie. Salame toscano e pecorino. Uno spettacolo, ragazzi. La piccola ciaccineria, consigliatissimo, venite, dite che vi mando io, che non vi fa lo sconto. Vi tratta peggio. È dietro che ci guarda. Voglio da tutti. Buonissimo. Ancora fuma, ancora, come dice quello di Firenze, no? L'antico vinaio. E quindi bada come la fuma! Ma che sei grulli! Veramente, veramente buono. Finalmente siamo in piazza, a Siena, dove si corre il palio, e adesso andiamo alla nuova pasticceria a mangiare i ricciarelli. Dovrebbe essere qua questa nuova pasticceria, vediamo un po'. Eccola, questa è la nuova pasticceria. Beh, veramente invitante, direi. Ricciarelli, vedete un po' lì? Ricciarelli e panforte. Mamma che spettacolo! È torta della nonna. Prendiamo una fettina anche di quello. Che cazzo c'è dietro? Siamo pronti? Partiamo? Allora,
la nuova pasticceria specializzata sui ricciarelli, che li ho presi con la mandorla, col cioccolato, non mandavo. Ragazzi, avevo un aspetto troppo bello, la torta della nonna, ma guarda che roba, troppo bello, non ho resistito. E premetto, sono le 11:30, quindi dolce, poi aperitivo, poi pranzo e poi un'altra volta il dolce. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Ah, buono. Buono, veramente, veramente buono. La nuova pasticceria. Aggiudicato alla grande. Io la torta della nonna con le mandorle sopra. Che buono. Ma che crema. La crema è freschissima. Si vede che è fatta stamattina. O anche ieri mattina, è guai. Non so. Però è freschissima. Non mi vede nessuno. Cavolo! Il mio corpo è sparito! Il mantello dell'invisibilità! Porcata! Crema della torta della nonna sul ricciarello. Ma che sbavinata, ragazzi. 11:30 di mattina. Andiamo bene! Proprio bene! Non si può sbavinare proprio. Ragazzi, la nuova pasticceria Rizzarelli, spettacolari, consigliatissimo. Via, fuori dal cast anche questi, benissimo, aspetta, gli ultimi due, poi non c'è più nessuno. Si vede, visto la scritta di osteriosità, tieni per dritto, La ribollita, ci sei? Ragazzi, 9:30, ci fermiamo all'osteria degli Svitati perché mi va una bella ribollita e dei bei pici stratosferici. Andiamo che ho una fame della miseria e già è il quarto pasto, ci siamo, ragazzi, dai, forza, andiamo. Io mi sono preso una bella ribollita, crostini da mettere nella ribollita, non scherzo, e la trippa di cinta senese, la trippa senese, che comunque dentro ha detto che c'è dei pezzi di carne di cinta senese, salsiccia, carne, eccetera, eccetera. Quindi io sono andato su, diciamo, i loro prodottini. I pici li ha presi la Lori, ma i pici abbiamo chiesto stamattina, uno ha detto che i pici non sono classici senesi, non so, vabbè, non fa niente. La ribollita ci sta, è un goccino di vino. Quarto pasto della giornata e sono le 12:19. Sono un po' pieno. Cin cin, ragazzi, e ci vediamo tra un po' con la ribollita. Pronti? Ragazzi, ma che spettacolo. Wow, buonissimo. Veramente strepitoso. Ribollita finita, ottima, veramente buona. Adesso ho preso la trippa di cinta senese, perché praticamente ci sono dei pezzi di carne della chianina senese. Sì, chianina senese, non c'è quello una cassa, ma uguale. Mettila lo stesso filo. Ok, let's go. Ragazzi, l'odore spacca. Io, questo è un quintale di trippa. Ma che roba? Già sono singhiozzi. Non lo so, ragazzi, se la finisco, Adesso aspettatevi, non vi muovete, fermi lì, Ragazzi, vi garantisco che è buono. Ci sono i pezzi di carne, si sentono i pezzi di carne. Piccante al punto giusto, salata al punto giusto, cotta al punto giusto. Voto 10. Mi piace. Voto 10. Perché, ragazzi, io non ho mai sentito una trippa così buona. Veramente eccezionale, delicata. Delle vibrazioni interne, non so che, delle pulsazioni. Ecco, lasciale interne. Osteria degli Svitati. È veramente, veramente consigliato. Fino adesso, ribollita, buona. Trippa, buona. Io il dolce, ragazzi, non so se lo prendo. Se ce la faccio lo prendo, ma non lo so. Questo è un pezzo di carne. Cioè, avete capito? È un pezzo di carne. Guarda che roba. Crostino con la trippa. Vota Antonio la trippa! Italiano, vota la trippa!
il top. Complimenti, austeri e risultati. Veramente, veramente un posto consigliato. Oh, raga, cioè, siamo dalla Nannini. Andiamo dentro. Andiamo a vedere un po' che cosa si può mangiare come dolcettino, perché mi dà qualcosina, qualcosina. Ma ragazzi, quella mi piace, quella. Raga, io da Nannini mi sono pigliato due cantuccini, che fa anche rima, ecco, sta arrivando la signora con i cantuccini, due, giusto per assaggiare i cantuccini della Nannini. Ragazzi, io quando dico che sono buoni, sono buoni, non dico niente. E che fai? Vieni al panificio senese e non prendi Rizzarelli, ma che stai a passeare? Dai, un pezzettino per sentirlo, giusto per... Bravissimo. Qua, guarda. Quattro. Hai visto, però? Pure bravi. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. Vieni a Siena e non mangi il pan forte. Grazie. Il pan forte del panificio senese. Guarda un po'. Eccezionale, eh? Ma senti un po'. Permesso ragazzi, a me il pan forte non mi piace, ma devo dire che è veramente buono. Complimenti al panificio senese. Ottimo pan forte. Raga, stiamo andando alla pasticceria Buti. Quando siamo lì vi spiegherò che cosa hanno fatto questi. Speriamo sia aperta. Ci vediamo tra un istante. Allora ragazzi, la pasticceria è questa, si chiama Buti Pasticceria. Praticamente questi si sono inventati un dolce e l'hanno brevettato, che si chiama il caramellato. Questo, diciamo, sarebbe il caramellato? Sì, questa è la misura classica, quindi da pastina, da banco, eccetera, eccetera. Ma cosa sarebbe poi questo caramellato? È una pasta sfoglia, il nome deriva dalla caramellatura che c'è in superficie, okay. Quindi la sfoglia sopra è caramellata, le righine sono di cioccolato bianco, sì. E all'interno c'è il crema chantilly. Okay. Ce l'abbiamo di solito anche sotto forma di mignon, ma ora non ce l'ho. Componiamo le torte con le porzioncine oppure facciamo la sfoglia intera grande. Ce n'è una da sentire. Caramellato. La crema chantilly è veramente veramente buona. Hanno fatto una bella invenzione questa pasticceria Buti. Ragazzi, caramellato è veramente veramente buono. Questa crema chantilly, questa pasta sfoglia. Buono, ottimo. Bravi pasticceria Buti. Ottima invenzione. Ragazzi, super consigliatissimo. Veramente buono. Ore 15:27 precise in questo momento, siamo tornati dal food tour di Siena dove ho mangiato ben 7 volte, siamo venuti nel nostro posto tipico dove si può mangiare a San Gimignano e appena arrivati ci hanno offerto ovviamente qualcosa da mangiare e quindi si mangia ancora. Sì, va bene. Va bene.